fase 2 siamo più pronti sia a livello tecnico di conoscenza del mercato che di strategia di commercializzazione. La Commissione intende la fase 2 come una sorta di supporto verso l'ultimo miglio a quelle fasi di validazione, dimostrazione, testing e piloting in ambiente reale. È fondamentale coinvolgere il maggior numero di utenti finali per arrivare al punto allo sviluppo dell'ultima unità di prodotto, o meglio della prima unità di prodotto finita nel caso di innovazione di prodotto. E nel frattempo, grazie alla fase 2, l'azienda o le aziende possono sviluppare tutta una serie di attività di pre-marketing che poi faciliteranno a fine progetto l'immissione sul mercato del risultato progettuale.